Benvenuti a tutti in un nuovo video della Project Ozone 2. E come si può intuire, potrebbe essere uscita una nuova modalità. Non lo so quale possa essere proprio. Cioè, sto lanciando dei suggerimenti così buttati là, però non lo so quali siano. Andiamo a provarlo, va? Single player. Io c'ho ancora il vecchio mondo, però l'avevo buttato un po' via per non mi ricordo quale motivo. Quindi non abbiamo visto neanche come sia la Titan, però l'avrete vista qualcun altro sicuramente. Ieri è uscito un piccolo update del pacchetto dove c'era la K-Mod. Quindi, e molti mi hanno suggerito da creare da template, che quindi non c'è più, e quindi chi se ne frega di creare da template. Anche se noi abbiamo il Frozen qua già bello creato, il template non c'è ancora, quindi mi dispiace. In realtà per nulla, però vabbè. Potremmo fare Skylands, che è parecchio bellino come cosa. Ma sì, dai. Yellow City le metto solo per il semplice fatto che utilizzo. No, non lo metto. Tanto il teleport non mi serve. Mi sono ricordato che non sono in Overworld, quindi facciamo caricare il mondo. Ok, è appena partito il mondo, quindi potrebbe laghicchiare. Ci troviamo dentro un mondo pieno di eucalipto, di alberi rosa, e questa cosa è una cosa che odio tantissimo, non odio da poco. Nel mentre lagga come se non ci piovesse proprio, mamma mia. Perché ultimamente avevo giocato su un server, avevo attivato tutto quanto io. Quindi è un po' normale che sia. No, più grande, ti prego. Così già abnorme per me. Grazie. Ah, ma mi interesserebbero alberi normalissimi, no? Alberi. Però per arrivarci dobbiamo andare sull'altra isola, quindi nada. Vediamo se con gli alberi di natura possiamo fare determinate cose. Tipo non possiamo iniziare così. Già. Allora, quindi FTB. Vediamo che cosa ci propone il tab. Un underscore, ottimo. Poi mod, ok. Set. Poi premiamo sempre tab. K. Ora dobbiamo dargli il tempo che elabora tutte le recip. Elabora tutte le recipe, grazie. Ottimo, abbiamo la K-Mod. La K-Mod in cosa consiste? Allora, prendiamo sempre come esempio la Philosopher's Stone. La buona vecchia Philosopher's Stone. Chi non se la ricorda che si fa così? Che cacchio è sto coso? Posso tornare in Titan Mode? Era più bella, mi piaceva. Vabbè, le Dark Steel Ball, chi se ne frega di farle, non è quello il problema, spero. Questo no, questo... no, non è un problema. Il problema è come si faranno i macchinari. L'alloy smelter. Non mi sembra neanche tanto complesso, una Gold Furnace, Better Furnace, Machine... Che ho paura. Che cacchio è sto capacitor di Redstone? Ah, è praticamente un... È meglio di quello che pensavo. Pensavo fosse peggio, invece. Comunque, non ne voglio iniziare una serie su questo pacchetto assolutamente. Farò dei video, non lo terminerò, già lo so. Perché io sto aspettando un pacchetto che deve uscire. Che... come ve lo posso spiegare? Allora, fatemi aprire Twitter perché non mi ricordo di chi devo parlare. Allora, Twitter, ok. Io ce l'ho Twitter, sì, lo utilizzo, sì. Ma per spammare i video che escono non lo utilizzo realmente. Io sto aspettando un video di Kahan. Non so, Kihan. Non so adesso come si dice, come si nomina, come tutto quanto. Però praticamente, cosa consiste questo pacchetto? Ieri ho visto un live di Vash505,
dove provavo un pacchetto. Questo pacchetto si chiama. Farming Valley. Io sto aspettando quel pacchetto perché avete presente Stardew Valley, che dovete fare l'agricoltore, allevare pecore, acchiappare pesci, cose così per guadagnare soldi? Ecco, questo qua è una cosa simile, molto simile. E dovremo fare tutto utilizzando le monete del gioco. Dobbiamo poi annaffiare, cioè abbiamo l'energia giornaliera, cioè abbiamo l'idratazione, altre robe. Il tutto lo dobbiamo fare tutto con i soldi del gioco. Il che si prospetta molto bello. Il che mi piace, tutto quanto. Sicuramente sarà più leggero della Husum 2 con 200 mod. E già mi sarà più facile da fare. Sto pensando in realtà io di non farla realmente in single player, ma di andare su multiplayer magari con bestie o con che ne so, altre persone che vedrò io chi. Non mi chiedete, posso venire pure io? Puoi entrare sul server, il server sarà pubblico. Il primo server che troverò con la K-Mod vi farò entrare, ve lo dirò su Curse. Io se entro in un server ve lo dirò sempre unicamente su Curse. Miner C, sneaky, sneaky sneaky. E quindi, piccole trick per superare il primo giorno. Diciamo trick. Allora, vedete quello che vedo io. Io ho paura. Oltre che mi sta venendo mal di stomaco, ma non è per questo, fidatevi. E ho paura perché. Ah, ok, no, questa qua si può fare nel modo normale, classico, che tutti conoscono. Tutti gli umani conoscono, ok. Quindi, se noi facessimo così. E facciamo così. Gli alberi di natura già non andrebbero bene. Dovreste raccattare tanti alberi da arrivare da quell'altra parte. In poche parole, tanti auguri. No, vabbè. Allora, chiudete un attimo gli occhi, chiudeteli, chiudeteli, chiudete un attimo gli occhi, non guardate, non guardate, no. State guardando, vi ho detto di no, che cacchio, allora, ok, guarda che cacchio mi tocca fare. Allora, ora apriteli perché neanche io li ho aperti. Cioè, io fino a mo' c'avevo due Oak Sapling e me li sono givati. Sono un idiota. Allora, tralasciando questo qua che ho appena fatto. Non me ne sono accorto, scusatemi. Allora, tagliamo tutte le foglie. Li piantiamo tutti così. E li facciamo crescere tutti quanti. Ogni volta che ne cresce uno, togliete le foglie. Perché vi dà più probabilità di sapling. Allora, poi togliamo tutti gli alberi. Siccome non sarete per forza sulla Skylands, vi consiglio di fare ciò. Ovvero, uno e due. E farete uno stick. Ottimo, non era quello che ci interessava. Dacci tutta la wood. Esci la wood. Allora, tu stai qua sotto. Voi così. Facciamo degli Oak Barrel. Non uno, ma ne facciamo il più possibile. Perché? 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 Non c'è un perché. Dovete farli. No, realmente, perché durante la prima notte noi avremo bisogno di. Come faccio lo stormo? Ah, è vero. Durante la prima notte vi do un consiglione. Fatevi una sorta di rifugio iniziale. Quindi, rifacciamo come prima. No, tu no. Tu sì, e vieni qua però. Scusatemi se me lo sono dimenticato. Un crook. Questo perché ci servirà. No, 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 no.
Ci servirà per i vermicelli. Non so se questo qua funziona comunque. Questo perché abbiamo bisogno di vermicelli, i quali ci serviranno per fare la cobblestone iniziale. Un vermicello ce l'abbiamo. Più ne abbiamo meglio è, ricordatevelo. Ah, piccolo bug di questo cosettino qua. Mo' ve lo faccio vedere perché ho già visto qualche orberry. Se ci riusciamo ci andiamo, se no... Salute. Eri salute. Saluto ancora. Di ciao. Bella. Ok. Praticamente il Crook c'ha un piccolo bug che dà una sorta di possibilità di raddoppiare le possibilità che ci dia un determinato una determinata foglia, una determinata cosa. Non so spiegarvelo adesso per bene. Sapete solo che con gli Orberry di Tinker dà la possibilità di dropparne due anziché uno solo. Quindi. Noi vogliamo fare una farm di iron ore. Possiamo farlo o tramite un modo o tramite un altro o utilizzando que sfruttando questo bug, diciamo. Allora, game mode 0. Io mi ricordo sempre che qual è la differenza tra 0, 1, 2, 3 stella. Basta. Adesso andiamo a vedere. Se prendeppi un Orberry. Ah, comunque i bar là servono per l'acqua. Non mi ricordo se l'ho detto, quindi ve lo ripeto. Allora, abbiamo bisogno di creare una zona d'ombra, quindi. What? Che cacchio era? Boh, non lo so, non mi interessa. Allora, piccolo trucchetto per fare una zona d'ombra. Uno, due, tre. Pop, pop. Zona d'ombra fatta. Non è fatto. Sapete perché non è fatta? Perché le slab vanilla fanno sto effetto. Esattamente, le slab vanilla fanno effetto. Poi, watering can trocate. Ma se ci arrivavamo quello un po' più veloce? Questo dovrebbe essere più veloce. Anche più grande. Questa cosa non fatela da nessuna parte. Allora, settiamo. Allora, durante la prima notte dovrebbe piovere, dovrebbe, se non mi sbaglio. Se invece noi mettiamo così, saremo già passati al mattino. Io pensavo al giorno dopo. Vabbè. Meno domande. Teoricamente, da quanto è stato spiegato dal signor Darkosto, facendo così, ne abbiamo due. E ne sono partito con uno. Questo piccolo bug vi potrebbe aiutare in un qualsiasi modo. Questo è uno dei tanti bug della 1.7.10. Però sfruttatelo come meglio volete. Tanto sulla Ozone 2, che li sfruttiate o che non li sfruttiate, il risultato non cambierà, l'endgame sarà sempre quello. Che ci arriverete in un modo o ci arriverete in un altro. Sempre qua dovrete arrivare. Questo qua. Però io non ve lo spoilerò, vi faccio vedere prima questo qua. Le singularity, bella roba. Come ne sono felice già di parlarne. Come si fanno le singularity, vi direte? Andiamolo a controllare. Allora, singularity. Queste qua sono tutte le singolarità del gioco. Questa qua è una delle armi OP del gioco. Allora, vediamo solo quella di Iron, eh. Non è tanto costosa, quindi. No, non ho detto givati 70. Fa vedere il craft.
Ah, beh, sì, serve un neutrone e un compressor che non so neanche come si faccia, non ho paura di vederlo come si fa. Servono solo 49 K di blocchi d'iron. Per questo. Se andiamo a vedere il flux ed electrum, 43 K, 46, 49, 51 K, 47, 49. Queste sono tutte singolarità da fare. 42K, 42K. E voi vi direte, vabbè, tanto basta fare la Magical Crops. Effettivamente sì, ci avete ragione. Potremmo utilizzare anche la Project S, dopo che l'avremo sbloccata, potremmo utilizzare molte cose. Time, Machine. Potremmo utilizzare questo qua che insta cresce, farà insta crescere i crop. Effettivamente lo farei. Si farà perché è una cosa tipo indispensabile sta roba. È veramente OP come cosa. E effettivamente sì, però sono comunque 40K di blocchi. Sono un bel po'. Potremmo utilizzare la Project E, magari potremmo fare una farm di Draconic Seed, potremmo fare una farm di Villager, i quali ci venderanno i Draconic Seed. Potremmo fare molte robe, però dovremo sempre arrivare a quel punto. Quindi se ci arriveremo con i bug o senza bug è uguale. Sempre con le sacchette dovremmo portarci. No, scherzo, vabbè. Ognuno fa come vuole. Il gioco è libero, non c'è scritto ehi, tu devi farla in Skylines. No. C'era la disponibilità, ho fatto in mo questo modo. Che era? Ah. Ah, è lo zombie, sì. Quindi, per questo video diciamo che era tutto. Vi volevo giusto mostrare un po' la K-Mod. Non vi ho fatto vedere in realtà nulla, però vi ho fatto vedere un piccolo inizio. Tra parentesi, la dirt. La faccio. O la togliamo da qua e livelliamo un po' l'isola così da espanderla. Oppure potremmo utilizzare questi qua, gli barrel. I York Barrel, no, York. Potremmo tagliare le con le forbici. Shear. Vediamo come si fanno. O con due di ferro. O due di Manasteel. O due di Elementium. Quelle di legno le hanno tolte. Queste qua le hanno tolte. Quindi, tanti auguri. Quindi dovete arrivare al ferro. Per arrivare al ferro, o utilizzate i sapling. O utilizzate i sapling perché io già ne ho 64. Non mi sembra che me ne sono givati questi 64. Me ne sono givato solo uno. Perché ho cliccato col destro. Quindi. Facendo così, 8 per barrel avrete fatto un po' di dirt. La dirt cosa ci facciamo? La prendiamo e la saviamo e dopo ci potrebbe dare dei pezzettini di stone. Anche perché shift destro sulla Skylands non funziona come sulla Garden of Glass. Quindi non va bene. Comunque, per questo video era tutto. Ci vediamo alla prossima. Grazie per la visione. E comunque la cosa delle isole sarà strutturata in, diciamo. Sto pensando tipo fazione. E partiamo da un'isola e dopo ognuno si prenderà un po' di parte di isola come vuole lui. E magari la streamerò e dopo la porterò, cioè la dividerò in parti da 10-15 minuti, non lo so adesso. Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao! E aspettiamo sto pacchetto della fattoria. Ciao ciao!